Ora si registrerà Ok. la conferenza. Vai Giorgia. Perfetto, buonasera e benvenuti a tutti dalla Dario Flacco Editore. Ringraziamo l'ingegnere Floridia per la disponibilità e la collaborazione a organizzare questi appuntamenti di analisi pushover insieme all'ingegnere Biondi e ringraziamo soprattutto l'ingegnere Biondi. Dopo la prima puntata abbiamo oggi e domani altri due appuntamenti su interventi di miglioramento e adeguamento sismico dei fabbricati in muratura. Per informazioni sul testo dell'ingegnere Biondi, analisi pushover, la seconda edizione, potete consultare il nostro sito darioflaccovio.it. Non vi trattengo più del dovuto e passo subito la parola all'ingegnere Biondi per avviare i lavori. Grazie mille a tutti. Salve a tutti, adesso aspettiamo che l'ingegnere Floridia mi attivi. Io sto cercando il tuo nome. Ok. Così condivido lo schermo ed iniziamo. Ci sei? Eccomi, sì, condivido lo schermo così potete vedere tutti. Grazie. Bene, buon lavoro Angelo, saluti a tutti. Ciao. Allora, come diceva Giorgio Teresi, oggi è il secondo incontro. Settimana scorsa abbiamo parlato dell'analisi pushover come metodo di verifica degli edifici esistenti, sia per il cemento armato che per l'acciaio e la muratura. E abbiamo visto anche qualche accenno su come questo tipo di analisi può essere utilizzato anche sugli edifici nuovi, non tanto per progettarli, ma per poter ottimizzare il progetto, cercare di trovare qualche punto debole, insomma, avere una immagine più dettagliata di quello che è il comportamento di un reale, di un edificio anche da realizzare. Quindi un doppio utilizzo di questa analisi. Oggi invece ci dedicheremo prettamente agli edifici esistenti. Quindi, la volta scorsa abbiamo visto come esaminarli, adesso vediamo in che modo intervenire. Quindi, in base a quello che è l'esito della nostra analisi, vediamo quali sono i punti deboli e come poter intervenire. Oggi ci dedicheremo agli edifici in cemento armato, domani parleremo sempre in termini di interventi di adeguamento e miglioramento sismico, delle strutture invece in muratura, che sono fondamentalmente le due tipologie più diffuse per quello che riguarda l'edilizia. Per prima cosa dobbiamo fare una distinzione fra i possibili tipi di intervento che si possono svolgere sugli edifici esistenti, questo indipendentemente dal tipo di materiale. Possiamo avere interventi di adeguamento sismico, interventi di miglioramento sismico o interventi di riparazione o interventi locali. Quindi il significato qual è di queste tre tipologie di intervento? Quindi adeguamento sismico significa progettare sull'edificio tutta una serie di interventi che portano la capacità strutturale fabbricato a superare la domanda sismica. Cioè l'edificio, dopo aver applicato queste tipologie di intervento, deve essere sismicamente adeguato, cioè vuol dire deve essere in grado di sopportare l'azione sismica, così come le norme attuali dicono che quell'edificio verrà sollecitato. Quindi adesso dalle mappe che abbiamo visto già dal 2008 la normativa ha introdotto la nuova mappatura più come a curve di livello in cui punto per punto riusciamo a risalire all'accelerazione, quindi è possibile puntualmente su tutto il territorio nazionale trovare la domanda sismica, cioè qual è l'effetto del sisma sul fabbricato. L'adeguamento sismico significa rendere l'edificio in grado di sopportare quel tipo di domanda sismica. Invece, interventi di miglioramento sismico vanno sempre fatti su edifici che non sono adeguati, quindi da una prima verifica o l'analisi pushover risulta che l'edificio non è in grado di sopportare il sisma. Interventi di miglioramento non lo portano al livello di adeguamento, cioè l'edificio comunque non sarà in grado di sopportare l'azione sismica così come prevista dalla norma, però ne migliorano il comportamento, cioè si comporterà, dopo aver applicato questi interventi, meglio di come si comporta attualmente, quindi prima degli interventi. Poi vedremo anche in quali casi siamo obbligati a seguire una tipologia o l'altra di interventi. La terza tipologia, come è evidente dalla stessa denominazione, serve a riparare un danno locale dovuto
a un evento particolare, un urto, una situazione che ha danneggiato un elemento, una piccola porzione del fabbricato, quindi serve a riparare il danno, a ripristinare la condizione iniziale, quindi è un qualcosa che riguarda localmente solo appunto una porzione del fabbricato. Queste tipologie di interventi, adesso vedremo come il loro significato è anche cambiato fra la normativa 2008 e la normativa 2018. Si parla sempre dei tre tipi di intervento, però soprattutto per quello che riguarda il miglioramento sismico è cambiato un po' il modo di raggiungere questo obiettivo. Riguardo agli interventi, comunque in generale, la norma, la 2008 lo accennava, nel senso che parlava circolare, la 2018 lo dice chiaramente, fa un appunto sulle fondazioni. Quindi la fondazione di un fabbricato è la sua parte più delicata. Per cui in generale la normativa in un certo senso tende a scoraggiare interventi in fondazione, nel senso che la fondazione a volte interventi potrebbero danneggiarla piuttosto che migliorarne il comportamento. Per cui bisogna motivare esplicitamente la necessità di intervento in fondazione e tra l'altro, come avevamo già visto la volta scorsa quando abbiamo parlato della pushover, in alcuni casi addirittura la normativa mi consente di non verificarla del tutto la fondazione, cioè su un edificio esistente dobbiamo approfondire la conoscenza, adesso riprenderemo anche questo aspetto, quindi conoscere geometria, materiali, armature, carichi e tutto il resto, dobbiamo effettuare l'analisi globale della struttura, però potremmo evitare di verificare gli elementi di fondazione, quindi potremmo anche evitare di fare le prove sulle fondazioni nel caso in cui non ci siano condizioni particolari. Quindi se non ci sono problemi di liquefazione del terreno, che è un problema che riguarda alcune tipologie di terreno quando sotto effetto sismico cambia la propria natura, oppure se non ci sono cedimenti o comunque situazioni gravi evidenti, la stessa norma mi dice le fondazioni lasciamole stare, non le verifichiamo neppure, non ci sono problemi e quindi possiamo studiare il fabbricato per quello che è la parte in elevazione. Nei casi ovviamente in cui il problema c'è, lo studio va approfondito, però diciamo nella maggior parte dei casi non ci sono grosse necessità, possiamo anche evitarlo. Per quanto riguarda quindi la descrizione tipologia di intervento, quindi intervento locale o riparazione, come dice appunto il nome stesso, è un qualcosa che riguarda una porzione limitata del fabbricato o un singolo elemento. Tra la norma 2008 e 2018 non cambia granché. In queste slide vedete in nero sono le indicazioni della norma 2008, in rosso quella della norma 2018. Quindi fondamentalmente si parla sempre di ripristinare una condizione che è stata alterata a causa di un danno, di un problema locale, e comunque diciamo lo studio spesso non deve riguardare il fabbricato per intero, ma solo la porzione o il singolo elemento su cui si fa l'intervento. Quindi lo scopo è raggiungere la condizione iniziale o comunque ottenere una condizione non peggiore a quella attuale. Per quanto riguarda invece l'intervento di miglioramento sismico, accennavo già prima che tra la norma 2008 e 2018 è cambiato qualcosa. Il significato del miglioramento sismico è uguale, abbiamo detto significa portare la struttura a una condizione migliore di quella in cui si trova inizialmente. Però la norma 2008 non quantificava questo miglioramento, quindi qualunque edificio che non era sismicamente adeguato, se veniva su di esso effettuato un intervento che ne migliorasse il comportamento, qualunque fosse questo miglioramento, anche di un punto percentuale, era considerato tale. Quindi miglioramento sismico significava arrivare a una condizione post operam migliore di quella ante operam, però la norma 2008 non diceva di quanto bisognava migliorare, qualunque miglioramento era considerato efficace. Norma 2018 invece in alcune condizioni quantifica questo miglioramento, infatti dice che per potersi considerare tale, cioè potersi considerare intervento di miglioramento riuscito, nel caso in cui si tratta di edifici di classe 3 ad uso scolastico, quindi scuole, abbiamo una struttura adibita a scuola, la verifichiamo, il suo indice di sicurezza, volta scorsa abbiamo parlato, indice di vulnerabilità o indice di rischio, come vogliamo chiamare, è inferiore a 1, cioè vuol dire non è adeguato sismicamente, non è in grado di sopportare il sisma come la norma prevede che debba fare. Quindi nelle condizioni ante operam l'edificio non è adeguato. Se noi dobbiamo migliorare questa struttura, quindi una scuola, dobbiamo fare in modo che il suo indice di sicurezza raggiunga almeno il valore 0,6. Quindi noi potremmo avere una condizione iniziale in cui l'indice di sicurezza, che avevamo detto è il rapporto fra capacità e domanda, quanto la struttura è in grado di sopportare e quanto la struttura deve sopportare.
normalmente questo indice si calcola in termini di accelerazione, quindi fra l'accelerazione che la sutura è in grado di sopportare e quella che il sisma gli richiederà di sopportare. Quindi se questo rapporto a condizione ante opera, ma esempio, è pari a 0,4, per aversi un miglioramento sismico dobbiamo portarlo almeno a 0,6. Questo vale per edifici, ripeto, di classe 3 ad uso scolastico o di classe 4, quindi o le scuole o le opere strategiche, ospedali, caserme, edifici che hanno un'importanza rilevante proprio legata all'evento sismico. Mentre norma 2008 non diceva nulla a proposito, quindi se fosse stato 0,4 condizione iniziale, anche 0,41 era considerato un miglioramento sismico. Invece al caso della norma 2018, quindi quello che faremo adesso, per queste tipologie strutturali dobbiamo raggiungere almeno il valore di 0,6. Per gli altri edifici, quindi quelli di classe 3 non ad uso scolastico o di classe 2, quindi strutture ordinarie, per potersi considerare raggiunto il miglioramento sismico, dobbiamo incrementare il valore dell'indice di sicurezza almeno di 0,1. Quindi vuol dire che se dobbiamo verificare una civile abitazione, se la condizione ante operam ha un indice di sicurezza sempre di 0,4, per essere considerato un miglioramento sismico deve raggiungere almeno 0,5, cioè deve essere maggiorato di 0,1 rispetto alla condizione iniziale. Quindi miglioramento sismico significa raggiungere certi obiettivi, certe condizioni in base al tipo di edificio, destinazione d'uso, classe e quello che è appunto l'utilizzo del fabbricato. Per quanto riguarda invece l'adeguamento sismico, adeguamento abbiamo detto che significa portare la struttura a raggiungere una capacità maggiore o uguale alla domanda. Quindi quel famoso indice di rischio deve essere almeno pari a 1, dovrebbe superare il valore 1. Quindi la capacità, l'accelerazione della struttura può sopportare deve essere maggiore di quella che il sisma gli richiederà di sopportare. E questo adeguamento noi siamo obbligati a farlo, la norma ci dice che siamo obbligati a raggiungere questa condizione, o meglio la norma 2008 mi diceva in queste quattro condizioni. Quindi il primo caso in cui siamo costretti ad adeguare un edificio, stiamo parlando di edifici esistenti ovviamente, perché l'edificio nuovo viene progettato per essere sismicamente adeguato ovviamente, quindi parliamo di edifici esistenti su cui dobbiamo intervenire, la norma ci dice in quali casi dobbiamo adeguarlo sismicamente. Quindi il primo caso è la sovraelevazione. Abbiamo un edificio esistente, vogliamo aggiungere un piano. Quindi se urbanisticamente la cosa è fattibile, per potersi realizzare questa sovraelevazione dobbiamo anche adeguare il fabbricato, l'intero fabbricato, parte esistente più la sovraelevazione, più la parte nuova che viene aggiunta. Quindi tutto l'insieme dovrà essere sismicamente adeguato. Seconda condizione in cui l'edificio deve essere adeguato è quando, anziché sopraelevare, si aggiunge una porzione comunque connessa alla struttura, anche lateralmente. Quindi abbiamo un edificio, se aggiunge una parte a fianco, comunque connessa alla prima, anche in questo caso dobbiamo adeguare l'intero fabbricato. Questa condizione si può aggirare perché, visto che stiamo realizzando una porzione di edificio, ad esempio a fianco, si può creare una struttura separata. Si crea un giunto sismico, si separano i due fabbricati, la parte nuova si progetta così come ci dice la norma, la parte esistente non la tocchiamo, la lasciamo stare lì così, senza doverci preoccupare di nulla, quindi il problema si potrebbe risolvere. Ma se la colleghiamo siamo obbligati ad adeguare tutto. Terza condizione di adeguamento è quando le variazioni di classe o destinazione d'uso producono sull'edificio un incremento dei carichi globali in fondazioni superiore al 10%. Quindi abbiamo un edificio che non andiamo né a modificare né a sopraelevare, ma cambiamo soltanto l'utilizzo. Prima era civile abitazione, diventa ufficio, scuola, qualcos'altro. Allora, se la variazione dei carichi in fondazione supera il 10% di quella originaria, anche in questo caso siamo obbligati ad adeguare l'intero fabbricato. L'ultimo caso, la norma 2008 non era molto chiara, infatti la norma 2018 chiarisce questo aspetto, parlava di obbligo di adeguamento quando venivano effettuati interventi che trasformavano la costruzione con un insieme sistematico di opere, però adesso vedremo meglio che cosa intendeva la norma 2008. Quindi la norma 2018, dicevo, che ha leggermente cambiato le cose, non come diciamo significato, l'adeguamento è sempre la stessa cosa, quindi portare la capacità a superare la domanda, quindi indice di rischio maggiore di 1. Però mantiene le quattro tipologie di obbligo che abbiamo visto prima, quindi sopraelevazione, ampliamento, variazione di destinazione d'uso, e il punto D, vedete, è stato spiegato meglio. Quindi un altro obbligo di adeguamento c'è quando bisogna effettuare interventi strutturali che portano
a un insieme sistematico di opere che porta a un sistema strutturale diverso dal precedente, che, diciamo, spiegato un po' meglio, significa nel caso degli edifici. Siamo obbligati ad adeguare quando effettuiamo degli interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante nuovi elementi verticali che portano almeno il 50% dei carichi gravitazionali. Quindi abbiamo una struttura in muratura, creiamo all'interno una struttura intagliata in calcestruzzo. Se questa parte in calcestruzzo porta più del 50% dei carichi verticali, la struttura va adeguata. In realtà la farei adeguare anche con meno, però in generale quando cambia il comportamento in maniera così sostanziale siamo obbligati ad adeguare. Un altro punto è stato aggiunto alla norma 2018, che non c'era la norma 2008, e il punto è: un altro obbligo di adeguamento è quando apportiamo modifiche di classe d'uso che conducono a costruzioni di classe 3 ad uso scolastico o di classe 4. Quindi esiste già la variazione di destinazione d'uso che comporta un incremento dei carichi oltre il 10%. Però in questi casi, anche se il carico non varia oltre il 10%, siamo comunque obbligati ad adeguare. Quindi se un edificio che è civile abitazione diventa scuola, indipendentemente dai carichi, se cambiano o no, dobbiamo comunque adeguarlo. Lo stesso se diventa una caserma, un municipio, quindi un edificio di classe 4, in questi casi scatta l'adeguamento indipendentemente dal carico globale in fondazione. La norma però mi viene un po' incontro, perché mentre norma 2008 mi diceva l'adeguamento significa raggiungere un indice di sicurezza pari almeno a 1, nel caso della norma 2018 in alcuni casi per due di questi 5 punti si considera adeguamento raggiungere il valore 0,8. Quindi praticamente il miglioramento all'80% viene considerato adeguamento sismico. E i due punti sono il punto C, quindi variazione della destinazione d'uso con incremento dei carichi del 10%, e punto E, quello nuovo, variazione della destinazione d'uso che trasforma in scuola o edificio strategico. Quindi se noi abbiamo un edificio che cambia destinazione d'uso o con i carichi oltre il 10%, oppure che diventa scuola o ospedale, strutture classe 4, siamo obbligati ad adeguare, però come adeguamento si considera lo 0,8, l'indice di sicurezza da raggiungere è 0,8, quindi fondamentalmente non si richiede di adeguare, ma di migliorare all'80% la resistenza del fabbricato. Questi adeguamenti come vanno raggiunti? Adesso vedremo quali sono le tipologie più comuni, però non dobbiamo preoccuparci del modo in cui si raggiunge, l'importante è il risultato, nel senso che se noi abbiamo un edificio, diamo un diagramma molto semplificato, tensioni, deformazioni o forze, spostamenti se vogliamo, quindi se abbiamo il valore della domanda, questa linea tratteggiata in verde, la struttura, il suo comportamento è rappresentato dal diagramma rosso, prima si comporta elasticamente, poi si plasticizza, si comporta plasticamente, quindi in campo duttile, fino alla rottura. Quindi un edificio che si comporta in questo modo non è adeguato perché si rompe prima di quanto è la domanda sismica. Quindi sulle ordinate, sulle ascisse mettiamo lo spostamento, quindi la struttura si rompe per uno spostamento che è minore di quello che gli richiederà il sisma. Adeguare significa portare lo spostamento di capacità oltre quello di domanda. Però il modo in cui si ottiene è indifferente, nel senso possiamo, come in questo caso, aumentare la duttilità, cioè aumentiamo il tratto orizzontale del comportamento strutturale, quello in campo plastico, quindi aumentiamo la duttilità, ma potremmo anche aumentare la resistenza, quindi aumentiamo il campo elastico, la struttura diventa più resistente, la duttilità è uguale, l'importante è raggiungere comunque una capacità superiore alla domanda, quindi l'obiettivo può essere raggiunto in un modo o nell'altro in base a quelle che sono le nostre necessità, esigenze, questioni anche economiche, ovviamente gli interventi possono avere costi diversi, quindi sceglieremo noi qual è la strada da seguire. Per poter verificare l'edificio abbiamo visto settimana scorsa che bisogna la prima cosa conoscerlo, per poter svolgere interventi e tutto ovviamente abbiamo l'esigenza fondamentale di sapere come è fatto il fabbricato per poter anche decidere quali interventi fare. Quindi faremo noi tutta una ricerca del materiale disponibile, quindi documenti, progetto, tutto quello che esiste, se esiste, del fabbricato da verificare. Dobbiamo fondamentalmente conoscere i materiali, oltre nel caso del cemento armato anche quantità e disposizione di armatura. In base al livello di conoscenza raggiunto, volta scorsa avevamo visto questo aspetto, in base a quante indagini facciamo, a quanto approfondiamo la conoscenza, possiamo raggiungere diversi valori del livello di conoscenza. LC1 è il livello di conoscenza minimo,
che propone un fattore di confidenza di 1,35, l'EC2 di le conoscenza medio è il fattore di confidenza 1,20 e l'EC3 fattore di confidenza 1. Fattore di confidenza abbiamo detto che è quel valore che va a dividere i valori delle resistenze ottenute dalle prove. Quindi noi facciamo sul nostro edificio un certo numero di prove. Adesso vedremo quante dobbiamo fare. In base al livello di conoscenza che abbiamo raggiunto, i valori delle resistenze ottenute li divideremo per il fattore di confidenza. Quindi meno prove facciamo, più basso il livello di conoscenza e più dobbiamo dividere, quindi più dobbiamo ridurre la resistenza dei materiali. Quindi la quantità delle prove ci fornisce questa tabella che mi dà la circolare alla norma. La prima per il cemento armato, la seconda per l'acciaio, ci dice esattamente quante prove fare per raggiungere il livello di conoscenza LC1, prima riga, LC2, seconda o LC3, la terza. Quindi in generale dobbiamo fare carotaggi, quindi estrazione di carote e calcestruzzo, e prelevi di barre di armatura. Se effettuiamo un carotaggio per ogni 300 metri di piano e preleviamo un campione di armatura per piano per ogni tipologia strutturale, quindi per le travi e per i pilastri, raggiungiamo il livello di conoscenza minimo LC1. Due carotaggi e due campioni di armatura per ogni piano, per ogni 300 metri quadri di piano, per ogni tipologia strutturale LC2, tre carote, tre prelievi di barre LC3. Quindi in base al numero di prove fatte sappiamo qual è il nostro livello di conoscenza raggiunto e quindi il fattore di confidenza associato. Avevamo accennato al discorso prove, vediamolo un po' più a fondo, perché dicevo che per fare interventi dobbiamo anche sapere come è fatta la struttura, oltre che ovviamente per verificarla. Quindi sul cemento armato le prove fondamentalmente sono di due tipi, possono essere quelle distruttive, che sono appunto quelle che abbiamo visto prima, quindi carotaggio, estrazione di una carota di calcestruzzo e prelievi di barre di armatura, o non distruttive, fondamentalmente il metodo ultrasonico o quello sclerometrico. Quindi l'indagine distruttiva, che è quella più costosa e più penalizzante perché andiamo proprio a fare un danno fisico all'edificio, siamo obbligati a farlo perché per conoscerlo non c'è altro sistema, quindi consiste proprio nell'effettuare dei fori, delle carote negli elementi strutturali, prelevare queste carote, portarle in laboratorio che vengono poi portate a schiacciamento per conoscere la resistenza del materiale. Le prove non distruttive sono sicuramente meno invasive, sono quelle sclerometriche, quindi tramite lo sclerometro si usa questo apparecchio che dà un colpo sul calcestruzzo e ne misura, anche se in maniera approssimativa, la resistenza, o quelle ultrasoniche, quindi con dei dispositivi che a ultrasuoni riescono a valutare la resistenza dei materiali. Quindi sarebbe conveniente effettuare solo prove non distruttive, però la norma ci dice che i metodi non distruttivi non possono essere impiegati in completa sostituzione di quelli distruttivi. Quindi si possono effettuare anche prove non distruttive, ma solo in aggiunta a quelle distruttive. Quindi le carote, estrazione di barra, siamo obbligati a farle. Possiamo ridurne la quantità perché la norma ci dice che possiamo sostituire un certo numero di prove distruttive con il triplo di prove non distruttive. Anziché effettuare un carotaggio, effettuiamo tre prove sclerometriche in sostituzione. Però una base di prove distruttive dobbiamo comunque sempre farlo, quindi non possiamo basarci solo su prove non distruttive. Fisicamente come si opera? Allora, vediamo intanto l'estrazione della carota. Prima cosa da fare è, tramite pacometro, segnare la posizione delle armature, per il fatto che la carota di calcestruzzo sarebbe meglio che venisse prelevata senza tagliare armature, sia per non danneggiare le armature stesse, sia perché la prova sul calcestruzzo senza armature dà risultati più precisi, senza armature potrebbe leggermente falsarli. Per cui andiamo a segnare dove sono le armature, in modo da poter posizionare la carotatrice lì dove potremmo effettuare un prelievo, diciamo, pulito, senza armatura. Quindi si sistema nelle zone in cui è possibile, se è possibile in alcuni casi non si può fare, e quindi si effettua il carotaggio nella zona di calcestruzzo puro. Queste carotatrici sono degli strumenti abbastanza invasivi, tra l'altro ne esistono due tipi, quelle a secco e quelle ad acqua. Quelle a secco, se vogliamo, creano meno problemi, nel senso che quella ad acqua, come si vede da questa immagine, viene pompata acqua all'interno della carotatrice mentre lavora, per cui produce fango, acqua, cioè tutta una serie di cose che ovviamente in un edificio abitato potrebbero, diciamo, non essere gradite ai proprietari. Però è anche vero che la carotatrice a secco
fornisce risultati meno attendibili, nel senso che si surriscalda la carota, la punta, diciamo, diamantata della carotatrice, e questo potrebbe danneggiare o comunque falsare leggermente i valori di resistenza, nel senso che la carota viene stressata a causa delle vibrazioni, per cui potrebbe leggermente avere delle lesioni all'interno, e le prove poi fornire valori leggermente diversi. Quindi fondamentalmente è consigliata quella d'acqua, anche se ovviamente produce, diciamo, del danni anche, diciamo, evidenti, più consistenti. Quindi viene effettuato la carotatura, si estrae la carota di calcestruzzo, ovviamente va ripristinata la situazione, quindi si riempie il foro con calcestruzzo, malta espansiva, per cercare di ripristinare la condizione, anche se non sarà mai quella iniziale. Dopodiché la carota viene ovviamente misurata, viene fatta la prova, il test di carbonatazione, per conoscere qual è l'eventuale aggressione da parte dell'ambiente esterno, dell'umidità. Dopodiché viene portata in laboratorio, che si occuperà di effettuare le prove a schiacciamento. Quindi viene portata a rottura la carota e fornisce la prova della resistenza del calcestruzzo a compressione. Quindi si capisce che più prove si fanno, più è attendibile questo risultato che andiamo a effettuare. Quindi per quanto riguarda i carotaggi, ovviamente dobbiamo pensare a dove farli, nel senso che siccome comunque stiamo creando un danno permanente, anche se piccolo, cerchiamo di farlo sugli elementi meno importanti, non facciamolo al piede del pilastro d'angolo di una struttura, facciamolo solo su quegli elementi che sono, diciamo, meno sollecitati. Però la norma ci obbliga a farlo sia sulle travi che sui pilastri, quindi non possiamo farlo solo su una tipologia di elemento, perché potrebbero essere materiali anche totalmente diversi. Ancora più complicata è il lavoro di estrazione delle barre di armatura, perché dobbiamo fisicamente prelevare una porzione di barra, per cui si va a rompere il copriferro, si tagliano le staffe, perché bisogna prelevare un tratto di barra di almeno 40 cm per poterlo portare a snervamento. In laboratorio hanno i macchinari, hanno bisogno di un tratto di almeno 40 cm per poter lavorare. In teoria, prima di tagliare la barra, bisognerebbe saldarne un'altra sostitutiva. Dico in teoria perché poi è quasi impossibile tagliare quella esistente, però diciamo la teoria sarebbe questa, quindi prima si mette una barra sostitutiva e poi si taglia il tratto di armatura da prelevare. Quindi in questa immagine si vede che effettivamente è stato fatto così, ma è chiaro che tagliare un'armatura con un affianco saldata potrebbe danneggiare anche quella nuova, per cui in alcuni casi si fa il contrario, prima si toglie e poi si salda l'altra, ma qualunque tipologia di intervento di questo tipo siamo sicuri che stiamo creando un danno permanente. Abbiamo tagliato le staffe, per quanto mettiamo armatura sostitutiva non riusciremo mai a ripristinare le condizioni iniziali, per cui anche in questo caso la norma ci obbliga a farlo, ma facciamolo sugli elementi meno importanti in cui il danno può essere, diciamo, ancora accettato. Vanno anche considerate le questioni relative ai dettagli costruttivi. Le staffe, oltre alla quantità, posizione, diametro e resistenza, anche ad esempio il confinamento. L'uncito è ripiegato a 90 gradi, quindi la staffa non è confinante, o è ripiegata a 180 gradi o 135, quindi confinante, che questo influisce sull'esito della verifica, cioè l'elemento è più duttile se la staffa è confinante, quindi dobbiamo considerarlo anche questo in fase di verifica. Le armature quindi vanno prelevate, misurate, portate in laboratorio, che tramite questo apparecchio porta a snervamento l'acciaio, quindi ci fornisce il valore della resistenza a snervamento dell'acciaio. Le prove non distruttive, ad esempio le sclerometriche, abbiamo detto non possono sostituire, ma solo aggiungersi al limite e ridurre la quantità di quelle distruttive. Come vengono effettuate? Lo sclerometro, abbiamo detto, è questo apparecchio che dà un colpo al calcestruzzo, in base al rimbalzo ne valuta la resistenza. Ovviamente non va fatta una prova su un elemento, ma si fa un set di almeno 12 prove, quindi si creano dei punti abbastanza ravvicinati su cui poi tramite lo sclerometro si effettuano 12 test, quindi sul singolo elemento. Poi si fa un'interpolazione, delle forme particolari, per cui si riesce a valutare una resistenza tramite queste interpolazioni di diverse prove. Quindi lo sclerometro misura in base appunto a rimbalzo questa resistenza, e quindi più elementi abbiamo indagato come carote e come prove sclerometriche, e maggiore sarà il grado di conoscenza, il livello di conoscenza, e quindi la minore il fattore di confidenza. Nel caso delle armature, oltre al prelievo, ci sono anche prove non distruttive,
con il durometro. È un apparecchio che non va a tagliare l'armatura, ma direttamente sull'elemento stesso riesce a valutarne, sempre in maniera però approssimata, la resistenza. Quindi effettuate tutte le nostre indagini sulla struttura, la conosciamo, l'abbiamo verificata, sappiamo materiali, armatura, tutto il resto. Se dobbiamo migliorare o adeguare la struttura, possiamo decidere quali possono essere interventi da sviluppare. Possono anche essere diversi, ovviamente, è detto sia un'unica tipologia quella da applicare, quindi caso per caso, in base a quelli che sono i risultati, a quali sono i problemi, se è un problema di flessione, di taglio, decideremo, e anche ai costi ovviamente possiamo affrontare, decideremo quali saranno gli interventi da fare. Vediamo qui alcuni che sono quelli più diffusi. Allora, un primo intervento fondamentalmente è un qualcosa più adatto agli edifici nuovi, cioè sarebbe meglio progettare l'edificio nuovo già predisposto in questo senso, quindi con gli isolatori sismici, perché normalmente il sistema di isolamento sismico è messo alla base, cioè si crea una fondazione, sulla fondazione si inseriscono gli isolatori, sugli isolatori si crea un altro impalcato, quindi c'è un raddoppio alla fondazione se vogliamo, c'è la fondazione, sulla fondazione isolatori e sopra c'è un altro grigliato che è il piano terra, diciamo, della struttura, e da lì in poi spicca l'edificio in elevazione. Quindi sarebbe bene che l'edificio nascesse così. Però si è visto, in alcuni casi è stato fatto anche all'Aquila, ad esempio, che potrebbe essere anche un intervento da applicare sugli esistenti. Non è fatto, diciamo, non nasce per l'esistente, infatti non tutti gli edifici esistenti sono adeguabili con gli isolatori sismici. Devono avere tutta una serie di requisiti che adesso vedremo. Però in alcuni casi potrebbe essere questo un intervento che può, in questo caso, sicuramente adeguare il fabbricato. Quindi come funzionano gli isolatori? Accenniamo il problema perché sarebbe un discorso molto più lungo da trattare, però in generale, per capire un po' come funziona questo dispositivo, questa immagine ci fa vedere come edificio ordinario, quindi non isolato, in caso di sisma ha delle deformazioni di questo tipo. Quindi ricordiamoci che quando facciamo un'analisi sismica noi applichiamo delle forze sulla struttura, ma sono forze equivalenti, cioè la struttura noi la sottoponiamo a un sistema di forze che simula l'effetto del terremoto, ma il terremoto non è una forza, il terremoto è un movimento del suolo. In base a come si muove il suolo, la struttura subisce delle deformazioni, per cui l'analisi sismica consiste nel valutare delle forze equivalenti che danno le stesse deformazioni. Però fondamentalmente quello che succede è che il suolo si muove e quindi la struttura risponde di conseguenza. Il concetto di isolatore si basa su questo aspetto, tende a staccare la struttura dal suolo. Quindi il suolo oscilla col terremoto, questi isolatori non fanno, cioè fanno in modo che l'edificio non risenta, o meglio, risenta in maniera abbastanza ridotta dell'effetto del sisma. Quindi mentre in caso di struttura classica oscilla il suolo, oscilla tutta la struttura, nel caso di isolatori il suolo oscilla, la struttura oscilla lo stesso, però in maniera assoluta. Cioè mentre, vedete in questa immagine abbastanza chiara, la struttura di sinistra, la deformazione relativa tra testa e piede di un pilastro è molto grande, in quella isolata la deformazione fra testa e piede di un pilastro è quasi nulla, cioè l'edificio trasla tutto per intero rigidamente, per cui le sollecitazioni sono quasi nulle, per cui la struttura si deforma, ma si deforma tutta insieme, quindi non nascono sollecitazioni taglianti o flettenti sugli elementi e quindi la struttura ha un danno minore per il fatto che le sollecitazioni si riducono. Quindi quello che effettivamente si ottiene non è aumentare la resistenza, anzi gli edifici sui isolatori sono più leggeri, si possono alleggerire, i pilastri possono fare più piccoli, mettiamo meno armatura, perché quello che succede è che noi in una struttura ordinaria, come funziona lo spettro di risposta? Ormai lo dovremmo conoscere da un po'. Quindi lo spettro ci dice la normativa come deve essere fatto, in base alla categoria del suolo, il tipo di struttura, dove si trova e così via. Il periodo della struttura è quello che dipende da come è fatto il fabbricato, massa e rigidezza, quindi dal periodo noi saliamo fino a intercettare lo spettro, quello che otteniamo sull'asse delle ordinate è l'accelerazione sismica che la struttura subisce. Si capisce che siccome lo spettro ha sempre questa forma, un tratto ascendente, uno orizzontale e poi due parabolici discendenti, se il periodo è in questo intervallo l'effetto sismico percepito è molto alto. Quello che fanno gli isolatori è proprio questo, aumentare il periodo della struttura, quindi non la rendono più resistente, la fanno oscillare con un periodo maggiore, cioè la struttura ordinaria, quando subisce un sisma, ha un periodo molto piccolo, 0,5 secondi, 0,8 secondi,
Una struttura isolata può avere un periodo anche di 3 secondi, quindi ci mette molto più tempo a oscillare. Però siccome oscilla tutta rigidamente, l'accelerazione sismica percepisce molto più bassa. E come ci spostiamo a destra in questo diagramma, otteniamo un'accelerazione molto più bassa. Quindi vantaggio isolatore è nell'aumentare il periodo della struttura, riducendone l'accelerazione sismica percepita. Però questo aumento del periodo si traduce in un aumento di deformazioni. Una struttura isolata deve avere attorno spazio libero. Per poter oscillare deve avere spazi anche dell'ordine dei 30-40 centimetri. Una struttura isolata si deforma decine di centimetri, non millimetri come quella nuova, come quella non isolata. Però ovviamente l'effetto di sollecitazione è molto minore. Qui dicevo, sulla struttura nuova, gli isolatori si mettono alla base. Su quella esistente non possiamo metterli sotto, struttura è già nasce dalla fondazione partono i pilastri, per cui gli isolatori vengono messi sulla testa dei pilastri del primo impalcato, quindi tra il piano terra e il primo, perché sopra gli isolatori dobbiamo necessariamente avere un impalcato rigido, per cui sulla testa del pilastro, diciamo è un'operazione, sembra particolare ma fattibile, si tagliano proprio i pilastri, sulla testa del pilastro si mette l'isolatore, ovviamente su tutti i pilastri, in modo che la struttura dal primo impalcato in su è isolata, quindi non è tutta la struttura isolata, ma solo quello che sta al di sopra dei pilastri. Quindi volendo anche su una struttura esistente si potrebbe fare questo tipo di intervento. Gli isolatori fondamentalmente quelli diciamo, più diffusi sono di due tipi, quelli per gli edifici, poi ci sono quelli da ponte, sono diversi. Quelli elastomerici, sono quelli che esistono da più tempo, e quelli a pendolo scorrevole o friction pendulum che sono stati utilizzati per la prima volta nel progetto case all'Aquila. Hanno caratteristiche diverse, però ripeto, non stiamo qui a approfondire il problema isolatore che ci vorrebbe molto più tempo, però il funzionamento è uguale, tutti e due hanno lo stesso tipo di funzione. Quindi possiamo scegliere con una valutazione di natura, magari economica, quale dei due, quale tipologia utilizzare. Dicevo che non tutti gli edifici sono però isolabili per il fatto che l'edificio deve poter oscillare tutto, quindi vuol dire non deve avere nessun elemento fisso al suolo. Infatti come vedete da questa immagine, questo è un ospedale di Potenza che stiamo realizzando, che è nato già isolato, quindi ovviamente con certe condizioni particolari, quello che vedete è il vano ascensore che è appeso alla struttura. Quindi non ci può essere il pozzetto del vano ascensore annegato nel terreno, come succede normalmente, che si spezzerebbe. Quindi le scale e gli ascensori sono tutti appesi alla struttura, deve essere totalmente staccata da tutto il resto. Ovviamente anche gli impianti non si devono rompere, la struttura dopo il terremoto deve essere operativa da subito, per cui non si devono neanche danneggiare gli impianti. Infatti si utilizzano impianti snodabili o flessibili, quindi qualcosa che consente questo tipo di deformazione. Quindi il discorso di isolamento sismico è una tipologia di intervento, ma abbastanza delicata e non sempre fattibile. Un intervento invece che nasce proprio negli edifici esistenti è quello dei controventi dissipativi. Controventi dissipativi sono delle assi in acciaio che non hanno però la funzione di controventare, ma quello di dissipare energia. Qui si vede a Potenza, è stato fatto questo intervento su diversi edifici, che non a caso sono tutte scuole. Adesso vediamo per quale motivo. Normalmente si nascondono, in questo edificio sono stati lasciati a vista, per cui se passate nelle strade principali vedete anche questa struttura così tutta colorata, come una scuola. Quindi questi controventi dissipativi hanno la funzione, ripeto, non di controventare, cioè di dividere la struttura, ma di creare una dissipazione di energia. Vedete qui altre foto di altre scuole, sempre a Potenza, con questo tipo di intervento. Quindi il funzionamento non è, qualcuno mi dice di spegnere i microfoni perché si sentono dei rumori di fondo, quindi possibilmente spegnete i microfoni perché altrimenti sentiamo anche le vostre telefonate. Allora, quindi il funzionamento, diciamo, non è dato al controvento, cioè alle aste, ma al dissipatore. Qui vedete un dettaglio di un dissipatore, che è la parte di collegamento fra asta e struttura. Sono delle, non sono dispositivi idraulici complessi, spesso sono delle piastre che hanno una certa forma e caratteristica particolare. Come vedete sono appositamente indebolite in alcune zone, per cui quando il terremoto farà lavorare a trazione e compressione l'asta, il controvento, questi dissipatori, questi fazzoletti, non si devono rompere ovviamente, vanno dimensionati in maniera adeguata, però siccome sono indeboliti in alcune zone, si deformeranno plasticamente in quella zona, e siccome la plasticizzazione è sinonimo di dissipazione di energia,
riducono l'effetto sismico percepito dal fabbricato. Quindi è come se fossero dei fusibili. Arriva il terremoto, il controvento lavora, trazione e compressione, anziché trasmettere azione sismica totalmente alla struttura in cemento armato, una parte se la mangiano questi dissipatori. Quindi si danneggiano, plasticizzare vuol dire danneggiarsi, però in questo loro danneggiamento stanno salvaguardando la struttura, riducono l'effetto sismico che arriva sul fabbricato. Qui vedete come vengono disposti, ovviamente vanno studiati poi anche i collegamenti fra controvento e controvento, fra controvento e struttura, che sono delle strutture in acciaio e vengono poi collegate all'edificio vero e proprio. Dovendo funzionare da controvento, ovviamente deve avere una forma particolare, o a V, o capovolta, o retta, o comunque inclinate, per cui effettivamente potrebbero sacrificare un po' l'aspetto estetico. Ad esempio qui vedete le aperture sono state trasformate per poter appunto creare questi controventi, quindi ovviamente, oppure si mettono dove ci sono delle tamponature user, che ovviamente devono occupare intera maglia. Il motivo per cui, dicevo, sono stati utilizzati nelle scuole è perché il dissipatore, dopo il sisma, si è danneggiato, per cui l'edificio che ha sopportato il sisma, che questi elementi hanno lavorato, diventa inagibile un momento dopo, perché finché non vengono sostituiti i dissipatori, un eventuale nuovo sisma non li farebbe lavorare più come prima, perché sono già plasticizzati. Quindi non è un edificio come un ospedale che deve essere operativo subito, in quel caso gli isolatori vanno meglio, ma è un edificio, ad esempio una scuola, che deve salvaguardare la vita a chi ci sta dentro. Dopo il terremoto però diventa inagibile finché non è stato sostituito, non sono stati sostituiti i dissipatori. Qui vedete alcune foto, alcuni schemi di dissipatori che hanno tutti lo stesso tipo di funzionamento, quindi sono delle piastre fondamentalmente che hanno forme particolari, dei punti appositamente resi più deboli per poter plasticizzarsi più facilmente e quindi essere loro a dissipare energia. Ci sono anche altri tipi cilindrici che sono formati da piastre in acciaio all'interno, ma il funzionamento è sempre uguale, cioè quello di avere elementi che si plasticizzano e riducono l'effetto percepito dal fabbricato. Quindi normalmente si mettono possibilmente all'interno di una tamponatura, di un tramezzo, in modo da non potersi, da non vedersi, però devono essere anche facilmente accessibili, perché dopo il terremoto vanno sostituiti, quindi deve essere una zona che si può poi possibilmente raggiungere senza troppi problemi. Va progettata la struttura ovviamente, perché va valutato dove mettere dissipatori, che tipologia, perché devono essere ovviamente distribuiti in maniera possibilmente uniforme e nelle zone in cui è maggiore l'effetto, per cui devono essere i primi elementi a lavorare, perché se non vanno in campo plastico ovviamente non hanno l'effetto che dovrebbero avere. Un effetto simile c'era un altro tipo di intervento, le cosiddette torri dissipative. Questi sono delle porzioni di struttura, delle vere e proprie strutture esterne al fabbricato. Quindi si crea una torre vera e propria, più torri in acciaio, collegate rigidamente alla struttura in cemento armato, quindi con collegamenti normali, non con dissipatori. Il sistema di dissipazione invece è alla base. Cioè sotto le piastre di queste torri ci sono dei dispositivi, in molti casi idraulici, che sono loro a dissipare energia. Per cui in caso di sisma la struttura in cemento armato oscilla, è collegata a queste torri con delle aste, vedete queste inclinate, quindi oscilla anche la parte in acciaio, però siccome è alla base a questi sistemi di dissipazione, riduce la deformazione, l'effetto sismico e quindi alleggerisce anche la parte in cemento armato. Quindi potrebbe essere esempio l'utilizzo che si potrebbe dare una scala antincendio. Se bisogna realizzare una scala antincendio esterna a un fabbricato, la si può trasformare in una torre dissipativa con quei sistemi alla base, per cui aiuta la struttura alleggerendo l'effetto sismico, sempre col solito concetto della dissipazione di energia. Questa è la foto della copertura dell'aeroporto di Catania, che è formata da una serie di pilastroni in acciaio, una copertura in acciaio molto pesante. Si vede, si intravede, perché c'è un controsoffitto, dei sistemi di dissipazione, sono nelle due direzioni, sono sistemi idraulici, la massa fondamentalmente è su questo impalcato, per cui il sisma farebbe oscillare l'impalcato, questi elementi riducono l'effetto che il dissipatore trasmette al piano sottostante, quindi hanno sempre la stessa funzione di dissipare energia. Un altro intervento meno costoso rispetto a quello che abbiamo visto finora è quello dell'incamiciatura, quindi nel caso in cui degli elementi risultano essere deboli rispetto a quelle che saranno
le sollecitazioni che il sisma richiederà, travi o soprattutto pilastri, questi elementi possono essere incamiciati. Quindi o per carenze di armatura o perché la resistenza al materiale è scadente, si potrebbe creare un'incamiciatura, quindi un rivestimento esterno dell'elemento che ne aumenta la resistenza, eventualmente anche la quantità di armatura. Quindi si può aggiungere armatura, ovviamente aumenterà la dimensione geometrica dell'elemento, però rendendolo anche più resistente. Qui si vede l'intervento su un pilastro, quindi viene rivestito. Ovviamente se le condizioni sono scadenti conviene rimuovere il copriferro, la parte di calcestruzzo che si sta distaccando per avere una zona di contatto migliore del calcestruzzo nuovo. Poi si crea questa nuova rete, questa nuova gabbia esterna all'elemento, si fa un nuovo oggetto, si crea un elemento che ingloba il vecchio. Normalmente l'ideale sarebbe il caso C, cioè andare a fare un'incamiciatura globale di tutto il pilastro, di tutta l'asta. Non è sempre fattibile, in alcuni casi per motivi architettonici, strutturali, non si può accedere all'intero perimetro, per cui si potrebbe fare anche una camicia parziale a C, solo su tre lati, o addirittura affiancare all'elemento esistente uno nuovo. L'importante è che comunque questi elementi vengano sempre fra di loro connessi, quindi creare delle barre che ancorano il nuovo al vecchio per farli lavorare assieme. Quindi ricordiamoci sempre che se non riusciamo a cerchiare totalmente, dobbiamo comunque collegare la porzione nuova con quella esistente. Qui si vede intervento su un pilastro, su una trave. Ovviamente in base al beneficio che si vuole ottenere, se ad esempio abbiamo un problema di taglio alla base di un pilastro, dobbiamo fare in modo che questa cerchiatura, questa armatura che andiamo ad aggiungere sia anche ancorata alla base, perché altrimenti l'effetto del taglio non l'avremmo se fosse soltanto incamiciata la parte esterna del pilastro, per cui dobbiamo scoprire anche una parte della fondazione, gli elementi sottostanti e creare una connessione quindi di armatura, in modo che già dalla sezione base abbiamo il beneficio dell'armatura aggiunta. In quest'altra foto si vede un intervento abbastanza diffuso, quasi tutto l'impalcato è stato, vedete, ricoperto con questa nuova gabbia, quindi è stato incamiciato. Qui, in molti casi va valutata anche la questione economica, che ci sono condizioni in cui costerebbe meno demolire piuttosto che intervenire, quindi caso per caso ovviamente dobbiamo preoccuparci anche di questo aspetto. Un altro tipo di incamiciatura meno invasiva dal punto di vista geometrico, perché incamiciatura in calcestruzzo è una rete, per cui dobbiamo prevedere un copriferro, per cui si parla di incrementi di anche una decina di centimetri nelle dimensioni del pilastro, ad esempio. Se vogliamo ridurre questo effetto, si può fare incamiciatura con i cosiddetti calastrelli, con dei profili in acciaio. Quindi si dispongono quattro profili angolari sugli spigoli dell'elemento, collegati con appunto i calastrelli, che sono questi piatti in acciaio che vengono saldati agli angolari e creano questa, vediamo un'altra immagine, si vede meglio, questa incamiciatura dell'elemento, trave o piastro che sia. Quindi in questo caso lo spessore è ridotto, quello del piatto, quindi siamo all'ordine del centimetro, anche meno, si va a rivestire ovviamente tutto, però diciamo abbiamo incrementi di geometria e anche di massa, quindi minori rispetto all'incamiciatura in calcestruzzo. È più costoso perché l'acciaio costa di più del calcestruzzo, però in alcune condizioni l'incamiciatura in calcestruzzo potrebbe essere problematica dal punto di vista esecutivo, perché ovviamente non è un getto che viene fatto dall'alto. Dovremmo avere calcestruzzo particolare molto fluido, casseformi particolari, per cui la procedura potrebbe essere più complicata. Questo in acciaio invece a livello esecutivo è più semplice, per cui in alcuni casi potrebbe convenire questo intervento rispetto al precedente. Qui si vede è stato rinforzato questo telaio nelle zone più sollecitate, quindi le estremità di travi e pilastri, quindi ovviamente si applica lì dove serve l'intervento. Anche in questo caso al piede di un pilastro è stata fatta la calastrellatura limitatamente a quella porzione. Nel caso delle travi, ovviamente se abbiamo travi che portano dei solai non possiamo andare a tagliare il solaio per intero, perché taglieremo i travetti, quindi se il solaio è ordito su questa trave non potremmo effettuare quindi un'incamiciatura totale. Allora si effettua l'intervento in questo modo, cioè si mettono gli angolari sull'intradosso della trave, collegato con i calastrelli, e poi delle barre a U che passano sopra la trave, sopra il solaio, quindi forando solo puntualmente il solaio, quindi non tagliandolo per intero, ma facendo un intervento locale puntuale. Tanto l'effetto del beneficio abbiamo all'intradosso, quindi dovrebbe essere un problema di flessione sicuramente, e riusciamo a risolverlo anche con un'incamiciatura parziale. Nel caso in cui l'elemento ha una sezione abbastanza grande, come questo pilastro, per migliorare l'aderenza dei calastrelli, cioè di questi piatti con l'elemento, conviene mettere i cosiddetti tirantini,
cioè si fanno dei fori passanti all'interno del pilastro, si mettono delle barre che vengono poi saldate o comunque fissate ai piatti sulle due facce, in modo da creare questa incamiciatura e dare un effetto non solo sugli spigoli, perché si perderebbe se è molto lungo il piatto, ma anche lungo tutto il perimetro. Quindi in alcuni casi potrebbe essere conveniente mettere questi tirantini, quindi queste barre, all'interno delle sezioni per tenere ancorati, se vogliamo, i piatti che collegano fra di loro gli angolari. Un altro intervento ancora meno invasivo dal punto di vista geometrico, nel senso che la geometria non cambia quasi per nulla, però sicuramente più costoso, perché stiamo parlando di materiali più costosi di calcio, struzzo e acciaio, è l'utilizzo delle fibre, fibre di carbonio, fibre di vetro, quindi l'FRP. Quindi in questo caso l'elemento, sempre in base a dove serve, quindi se abbiamo problemi di taglio sulla testa, i pilastri, la sanità delle travi, quindi dove c'è il problema, si vanno a fasciare con queste, sono appunto dei nastri in fibra di carbonio prevalentemente, che ovviamente sostituiscono l'armatura. Quindi è un materiale diverso, però è un materiale molto resistente, resistente anche a trazione, quindi è come aggiungere delle staffe, mettere l'armatura aggiuntiva all'elemento, migliorando la resistenza. Con spessori pressoché nulli, stiamo parlando dell'ordine sotto il millimetro, per cui non abbiamo incrementi di sezione come nel caso degli altri tipi di incamiciatura. Ovviamente queste fibre vanno applicate sull'elemento, per cui se c'è intonaco va rimosso l'intonaco, va ripulito tutto, perché devono poter aderire con delle resine particolari agli elementi strutturali. Quindi vanno applicate dove servono, non è detto che debbano fasciare per intero l'elemento. Il pilastro, se libero, possiamo avvolgere per intero, ma le travi non è necessario forare il solaio e farlo passare sopra. Possiamo incollare le fibre con delle U solo sui lati e sulla base. Quindi quello che fa lavorare non è una chiusura meccanica, è la resina con cui viene incollata questa fibra all'elemento. Quindi anche se è incollata su tre lati, su due o anche su uno, comunque il beneficio c'è. Quindi non è necessario fasciare per intero la sezione, ma anche solo sulle facce aperte. Quello che dobbiamo evitare invece è quello che c'è in questa immagine, ripiegare verso l'esterno, perché la fibra in questo modo tenderebbe a staccarsi e quindi perdere il suo beneficio. Non deve essere mai ripiegato verso l'esterno, ma deve essere tagliato, perché deve aderire su tutto. Ovviamente l'intervento prevede che il calcestruzzo abbia una resistenza adeguata, perché può succedere che le fibre sono sicuramente ad altissima resistenza, sono testate, funzionano, diciamo, vengono fatte in laboratorio, qui non ci sono problemi, però se succede quello che abbiamo in questa immagine, cioè si stacca la parte superficiale del calcestruzzo, ovviamente si perde il beneficio, per cui se il calcestruzzo tende a desquamarsi, a rompersi, ovviamente non è un intervento adatto. Un'altra cosa da evitare è quello che è stato fatto invece erroneamente su questi pilastri, cioè le fibre sono state messe come fasciatura a sostituire le staffe, comunque a implementarsi le staffe, e va benissimo, ma sono stati messi anche lungo i lati del pilastro, quindi per aiutare il pilastro a flessione. Questo è un errore, perché la fibra, quando è tesa, lavora come se fosse un'armatura, quindi effettivamente dà beneficio, ma il pilastro soggetto al sisma oscilla, per cui l'armatura è tesa e compressa, prima si tende, poi si comprime in base all'effetto sismico. Per cui la fibra, che poi a livello di verifica viene considerata come un'armatura equivalente, verrebbe considerata efficace quando è tesa, ma anche quando è compressa, mentre la fibra non lo è, funziona solo quando è tesa. Per cui non mettiamo mai fibre per migliorare la resistenza a flessione di un pilastro, perché è sbagliato. Potremmo farlo sulle travi, nel senso che soprattutto in mezzeria, dove sicuramente le fibre sono tese, e allora può essere considerata un'armatura aggiuntiva, ma mai sui pilastri o all'estremità delle travi, dove si può invertire il senso, il segno del momento. Un altro tipo di intervento più moderno, potremmo dire, è quello che nasce per la muratura, vedremo meglio domani, però va benissimo se visto anche nel cemento armato, il sistema CAM. Infatti nasceva come questa sigla, come cucitura attiva della muratura. Poi si è visto che funziona anche col cemento armato, è stato ribattezzato in cucitura attiva dei manufatti, quindi anche col calcestruzzo può essere utilizzato. E consiste nell'andare a fasciare un po' l'elemento, un po' come abbiamo visto gli altri elementi, però al contrario della calastrellatura, sono profili in acciaio, qui il beneficio è dato dal fatto che vengono fatti dei fori passanti, vedete su questo set dei fori che attraversano l'elemento. Queste piastre forate hanno solo lo scopo di evitare il contatto fra questi nastri
che vengono messi e fatti girare all'interno, quindi creano degli anelli chiusi, poi con dei macchinari vengono tesi e bloccati. Quindi danno una sorta di precompressione orizzontale, potremmo dire, questi nastri metallici che vengono tesi, quindi vanno a impacchettare tutto l'elemento, migliorandone un po' la resistenza, ma soprattutto la duttilità. Quindi l'elemento ritarda la rottura grazie a questo tipo di intervento. E il beneficio si è visto anche sui nodi. Infatti, quando parliamo di strutture in cemento armato, ricordiamoci che il problema principale nel 99% dei casi della struttura in calcio fuso che andrete a esaminare lo troverete sui nodi. Nel senso che il nodo trave pilastro, non per errori esecutivi o diciamo di progettazione, ma perché la normativa fino al 2003 non prevedeva di farlo, quindi tutti i nodi e strutture esistenti, almeno quelle fatte fino al 2003, non hanno staffe sui nodi. Invece il nodo si è visto essere più fragile, quello su cui arriva l'effetto tagliante maggiore e che non è coperta dall'armatura a taglio, cioè dalle staffe. Quindi spesso, posso già dire ora che tutte le strutture andate a verificare, andranno in crisi i nodi in calcestruzzo. Quindi l'intervento sui nodi lo dobbiamo dare per scontato, quantomeno sui nodi di facciata, quindi sui nodi non confinati, non quelli interni, ma quelli di facciata, nodi di angolo di facciata, andranno tutti ripresi con degli interventi. È un intervento che funziona bene sui nodi proprio questo sistema CAM. Qui si vede l'applicazione, qui si hanno dei fori passanti sulle travi, si va a passare questo nastro che viene rigirato, teso con questi macchinari e bloccato. Quindi ripeto, la piastra forata, questi angolari non hanno lo scopo di rinforzare il pilastro, hanno lo scopo di distaccare il nastro all'elemento nelle fasi di applicazione. Poi viene tutto ovviamente rivestito, non si vedrà nulla, però riescono a dare un beneficio sugli elementi. Qui si vede lo stesso nodo tra i pilastri, fori in cui passa il nastro, viene fatto girare il testo. Sui nodi si può fare l'intervento anche collegato all'incamiciatura in acciaio. La foto che abbiamo visto prima, prima il dettaglio del nodo, si vede che è stato incamiciato il piede del pilastro superiore, la testa di quello inferiore, e sul nodo è stato messo questo piatto, quindi un piatto in acciaio con dei connettori e possibilmente anche fissati agli angolari sopra e sotto, che dà un rinforzo del nodo, quindi in assenza di staffa è questo piatto che riesce a dare, o almeno a diciamo, dare un po' della resistenza che dovrebbero dare a staffa. Un altro intervento, però ovviamente dipende da quello che è la tipologia strutturale. Mi dicono che c'è il signor Ruta che ha il microfono aperto, quindi se può spegnerlo perché si sente sotto fuoco. Sì, subito. Quindi dicevo che se c'è la possibilità, ad esempio questo pilastro sorregge una trave ed è libero da entrambi i lati, si può creare questa incamiciatura in acciaio fatta ad hoc, quindi per la tipologia, per la forma, la geometria di tutto, che è un misto delle incamiciature in acciaio, e questo non è un profilo, viene creato apposta in opera, che va a dare un rinforzo sicuramente agli elementi ma anche al nodo. Vedete, ci sono dei connettori per rendere collaborante l'elemento in acciaio con quello in calcestruzzo, quindi in questo modo si può anche andare a rinforzare il nodo oltre gli elementi. Anche le fibre che abbiamo visto prima funzionano, siccome sono appunto armature equivalenti, anche per il confinamento del nodo. Quindi si può andare a fasciare il nodo, conviene non applicarlo solo sul nodo, anche se si potrebbe incollare la fibra sul nodo, ma andare a estendere l'intervento anche su estremità degli elementi che convergono sul nodo. Vedete, infatti sono state fasciate anche le due travi che convergono sul nodo e pilastro inferiore e superiore, quindi questo nastro viene incollato al nodo e tutti gli elementi quindi vengono tutti rinforzati, riuscendo a sopperire alla carenza di staffe. Questi nastri poi possono avere caratteristiche particolari perché sono formati appunto da fibre di carbonio, di vetro, che sono orientate. Quindi in base al tipo di sollecitazione si sceglie anche il nastro adeguato. Possono essere orientate solo in una direzione, che in genere sono quelle che si usano a sostituire le staffe, quindi sempre per fasciare delle travi dei pilastri, o bidirezionali, quindi fibre orientate nelle due direzioni ortogonali, o anche quadriassiali, quindi con le fibre orientate in due direzioni ortogonali e anche in diagonale. Sul nodo, in genere il problema è il taglio, e il taglio è quello che dà la lesione diagonale, per cui sul nodo conviene utilizzare nastri con fibre orientate in maniera quadriassiale, quindi anche in diagonale per dare la migliore resistenza a taglio sul nodo.
Un ultimo tipo di intervento da fare sui nodi è quello dell'incamiciatura con calcestruzzo fibro rinforzato. In teoria si potrebbe applicare su tutti gli elementi, ma siccome è sicuramente molto più costoso del calcestruzzo classico, magari si può fare l'intervento limitatamente alle zone più sollecitate, che sono appunto i nodi. Come si vede nelle immagini di sinistra, sono due nodi, questa è una ovviamente simulazione fatta in laboratorio, rotti per taglio, classica rottura diagonale a X, come dicevo prima, classica rottura per taglio, quindi il nodo in calcestruzzo si romperà in questo modo, rottura diagonale o X, problema di taglio. I nodi, stessa geometria, stessa massa, quindi stesso tipo di sollecitazione, sono stati trattati con calcestruzzo, quindi incamiciati con calcestruzzo fibro rinforzato, quindi non è stata aggiunta armatura, ma solo calcestruzzo che però ha all'interno fibre in acciaio, per cui riesce ad avere una resistenza molto elevata e anche soprattutto una resistenza a trazione che non ha il calcestruzzo ordinario, per cui si vede che il nodo rimane intatto, pressoché intatto, e il danno si sposta sulla trave. Infatti vedete, si arriva alla rottura ma della trave, quindi non il nodo. Quindi questo tipo di intervento è riuscito a preservare il nodo, quindi dicevo che è la parte più delicata degli elementi strutturali. Quindi ricordiamoci, nel cemento armato diamo per scontato che quando faremo una verifica, la stessa analisi pushover ce lo dirà, andranno sempre in crisi i nodi, ripeto, a meno che non è la struttura su cui sono state inserite staffe sui nodi, perché è stata fatta dopo il 2003 o perché comunque un edificio magari in cui il progettista aveva deciso di abbondare come armatura. Però quando non ci sono le staffe sui nodi è quasi normale che vadano in crisi proprio i nodi, quindi diamo per scontato che sui nodi di facciata dovremo necessariamente intervenire. Siamo riusciti a rientrare nei tempi, tranne 5 minuti, quindi se è stato chiaro, domani alla stessa ora, chi di voi si è riuscito a iscrivere, parleremo degli interventi invece dedicati alla muratura, quindi edifici in muratura, vedremo tutto quello che potremo fare per come effettuare le prove sulla muratura e tutti i tipi di interventi, sono un po' di più, dedicati agli edifici di questo tipo in muratura. Quindi vi saluto tutti, vi auguro una buona serata e con qualcuno ci sentiamo domani alla stessa ora alle 17. Buonasera. Thank you.